Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Lo zucchero non abita più qui. Zucchero zero, i gustosi biscotti Giampaoli senza zucchero. Giampaoli, 100 anni di nuove dolcezze. Buongiorno da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In primo piano parliamo di cronaca. Un morto e due feriti purtroppo sono il tragico bilancio di un incidente che intorno alle 5.30 di questa mattina ha funestato la giornata festiva nelle Marche. La notizia la trovate anche sul nostro sito in home page www.etvmarche.it. Un'auto con a bordo tre giovani si è schiantata contro un albero sulla Corinaldese all'altezza di Ponte Lucerna. Per un ragazzo di Ostra, Michele Pianelli, non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Feriti anche i due amici che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri di Senigallia. La notizia dell'incidente si è subito diffusa. Michele Pianelli, che tra due giorni avrebbe compiuto 26 anni, era molto conosciuto dopo aver giocato per 10 anni nell'Ostra Calcio. Quest'anno era passato al Corinaldo Calcio a 5. E ancora cronaca, perché un ristoratore di Iesi è stato fulminato da un malore mentre era al volante. L'incidente ieri sera lungo la superstrada 76 all'altezza dello svincolo di Iesi Centro. Il ristoratore di 62 anni, Amedeo Starnatori, originario di Mergo, alla guida della sua Mercedes si è sentito male intorno alle 21.30, è riuscito a fermare la vettura sulla corsia di sorpasso, è scattato subito l'allarme nonostante lui fosse solo a bordo grazie ai passanti, ma i sanitari che sono giunti sul posto neanche con 45 minuti di massaggio cardiaco sono riusciti a salvare Starnatori. Ancora per la cronaca, paura questa notte in via Martiri di Kindù per un incendio scoppiato in un garage. A dare l'allarme il vicino di casa, il presidente della regione Marche, Gianmario Spacca. Vittime dell'incendio sono i genitori del consigliere comunale del centrodestra di Fabriano, Silvano D'Innocenzo. Il padre, Ado, 75 anni, è rimasto ustionato in modo non grave. La moglie di 67 anni è rimasta invece intossicata. Entrambi sono ricoverati in ospedale a Fabriano. Le loro condizioni però fortunatamente non destano preoccupazione. Il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, anche se sembra scaturito da un cortocircuito dell'auto, è scoppiato pochi minuti prima dell'una. Sul posto per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Fabriano, che hanno lavorato fino alle 3 di notte, aiutati proprio dallo stesso Spacca. Una buona notizia invece è arrivata ieri sera con Francesca Santoni, la 26enne scomparsa a Morro d'Alba dopo essersi allontanata dall'auto del fidanzato. È stata ritrovata nella zona in cui aveva fatto perdere le sue tracce e sta bene. Ho litigato con il mio fidanzato Matteo, sono scappata per paura, ha raccontato la giovane, che ha trascorso poi la notte in un casolare abbandonato. Freddo e buio però l'hanno spinta al ritorno a casa. È soggetta ad attacchi di panico improvvisi, non sarebbe nuova comunque ad episodi analoghi. Era stato il fidanzato stesso a chiamare il 112, i carabinieri stanno indagando per capire il motivo reale dell'eventuale lite tra i due fidanzati. È polemica invece ad Ascoli per questa foto, ovvero la sciarpa con tanto di croce celtica sfoggiata dall'assessore alla cultura della provincia di Ascoli, Andrea Antonini, ex PDL in attesa di confluire nel nuovo centrodestra, allo stadio ieri in occasione della partita Ascoli-Frosinone. L'AMPI, cioè l'associazione dei partigiani, nel chiedere le sue dimissioni ha ricordato che Ascoli e la provincia sono state insignite della medaglia d'oro per attività partigiana. Di strumentalizzazioni politiche invece ha parlato lo stesso assessore Antonini, che è stato criticato però anche dal Partito Democratico.
Cambiamo completamente argomento, oggi 6 gennaio, giorno dell'Epifania, la patria della Befana in assoluto è Urbania, presa di assalto oggi, la città saluterà la Vecchina con tante iniziative nell'arco dell'intera giornata. Fermo, le Befane in carrozza 2014 hanno aperto il 18° congresso internazionale delle Befane in Piazza del Popolo. A Loreto alle 15 le Befane sfileranno per le vie del centro per ritrovarsi in Piazza Garibaldi, dove avverrà la prima della spettacolare discesa della Befana della Torre. A Iesi invece il volto della Vecchina sarà quello di Elisa Di Francesca. Ad Ancona la Befana è arrivata in moto e ha portato dolcetti e regali ai bambini del Salesi. A Falconara e Castelferretti la Befana artigiana, evento invece organizzato dalla Confartigianato. Ci fermiamo ora per una breve pausa, tra pochissimo un'ampia pagina sportiva. Tra poco. La banca della provincia di Macerata è giovane e piena di energia, è già forte di esperienze. L'abbiamo voluta così, un faro per le piccole imprese e per i professionisti, un approdo sicuro per le famiglie che meritano serenità, una prospettiva per i giovani. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona, www.crilumaviaggi.com. Da Menghi Fallimenti a Montecosaro Scalo trovi tutto a prezzi da stop. Questo mese cucina 3 metri completa di forno, piano cottura, cappa, frigorifero e lavello a 890 euro. Divani in pelle a partire da 250 euro. E tante idee per il tuo Natale. Menghi Fallimenti, a Montecosaro Scalo, a 200 metri, uscita superstrada. Aperto anche la domenica pomeriggio. Venite a trovare! Un caro saluto da Francesco di Salutein. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Salutein di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salutein ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao. Canale Marche SRL, concessionaria pubblicitaria per il gruppo ETV Marche Radio Center Music, ricerca per le Marche agenti di vendita ambo sessi da inserire nel proprio organico. Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, cultura media superiore, buone doti comunicative, bella presenza. Precedente esperienza di vendita nei servizi costituirà titolo preferenziale. Si offre anticipo provvigionale adeguato, corsi di formazione, inquadramento e nasarpo. Gli interessati possono inviare curriculum dettagliato all'indirizzo email amministrazione@etvmarche.it oppure via fax allo 071 28 67 295. Seconda parte di ETG Marche, come detto, ampia pagina dedicata allo sport. Come ogni lunedì cominciamo dal calcio, l'Ascoli, KO al Del Duca contro il Frosinone nella domenica dell'orgoglio bianconero che ha visto quasi 7.000 spettatori allo stadio. Dopo essere rimaste in 10 per l'espulsione di Gessa, gli ospiti vanno in vantaggio con una punizione di Curiale. A inizio del secondo tempo Tripoli avrebbe la possibilità del pari, ma ha fallito un calcio di rigore a 20 minuti dalla fine. Si tratta del quarto errore dal dischetto per la formazione di mister Giordano.
In Serie D invece, vittoria allo scadere del Matelica, 3 punti anche per la Vispesaro e la Isina che fa su il derby marchigiano contro la Civitanovese, capo il Fano a Giulianova. La capolista Ancona invece bloccata in casa dal Celano 0-0. Non ne approfitta invece la Maceratese che fa solo 1-1 contro il Termoli che ha chiuso in 8 il big match. E allora andiamo a vedere quello che è successo all'Elvia Recina. Buonasera, riprende il campionato dopo la sosta invernale, la sosta natalizia, e con un big match fra la seconda squadra in classifica, il Termoli, e la Maceratese. Intanto è iniziato in questo momento il match. In mezzo Ruffini dalla parte opposta, anzi Gabrielloni. Gabrielloni tira! Traversone, e traversa! Tondino, e poi la palla pericolosa ed è gol per il Termoli con la conclusione vincente di Palumbo. Bella palla, vediamo, attenzione, è miracolo. Ecco, recupera palla la Maceratese con Romano, poi va a terra e qui ci sarebbe qui ammonizione, eccola quasi, giusta. Espulso Fusaro, doppia ammonizione. Ruffini potrebbe tirare, eccola che tira. Non ha fatto. Se l'ha messa sul destro, l'ha fatta rimbalzare un tempo in più e è venuto fuori il tiro. Ha dato il tempo anche al portiere. Attenzione, rete, pareggio della Maceratese. Signore e signori, siete ricollegati con l'Elvia Recina per il secondo tempo di Maceratese Termoli. Intanto vediamo una bella azione di Borrelli. Il suo traversone e arriva con un attimo di ritardo. Addirittura coprono in 5 la difesa. Ecco un'altra munizione. Quindi adesso la Maceratese ha un vantaggio addirittura di 2 uomini. In mezzo, vediamo Aquino! Traversone, alciata, non Cavaliere, poi la conclusione, bella. Bravo Patania, bravo ancora Patania. Lo ferma ben fatto. Espulso 7-8. Espulso Santoro. E salvo un paio di belle parate di Patania, mi sembra che sia abbastanza evidente. Conclude Ruffini. Allora la Maceratese si appresta a pareggiare questo match per una rete pari. Finisce la partita. Nella basket invece la VL Pesaro sfiora l'impresa in casa contro la capolista Brindisi. Ad Avellino però KO anche la Sutor Montegranaro che subisce 100 punti confermando le difficoltà in fase difensiva. Inutile dunque il tentativo di rimonta. Come detto invece per Pesaro la VL è andata anche sul più 16 ma poi ha subito un vero e proprio blackout che ha favorito il ritorno di Brindisi che ha vinto all'overtime. Ok, invece la Fileniesi in Lega A Gold al Palatricoli ha battuto Napoli. Tutte le notizie, come di consueto, le trovate pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. È tutto invece per questa edizione di ETG Marche. Grazie per l'attenzione, buona giornata.